Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emanuela 94, che vuole che parli del film del 1973 di Sergio Martino con Luc Merendà e i corpi presentano tracce di violenza carnale. Nonostante il titolo un po' così, quello italiano un po' assurdo, in realtà si tratta di un thriller, di un giallo all'italiana veramente interessante, uno dei migliori di Sergio Martino, come ho detto qui sul canale insieme a Luc Merendà. Tra l'altro ha una bella intervista di 1 ora e mezzo, quindi andatevela a vedere, perché Sergio Martino è un signore come Luc Merendà e parleranno molto anche di questo film. Questo Torso è un film fantastico, veramente. La storia è questa qua: un serial killer ammazza a Perugia tra gli studenti universitari e quindi tre studentesse universitarie decidono di ritirarsi in una casa in montagna per studiare e dimenticare gli efferati e delitti. Peccato però che vengano raggiunte da un'amica seguita appunto dal famigerato serial killer. Quindi insomma questa è la trama di Torso, i corpi presentano tracce di violenza carnale di Sergio Martino. È uno dei gialli più belli, dicevo, all'italiana, interessantissimo, prima per come è un proto slasher, per come in realtà racconta, ancora prima dei vari Halloween e via dicendo, un certo tipo di omicidi seriali con armi bianche che ricorderanno assolutamente lo slasher insieme a Reazione a Catena e tanti altri. Ma qui Sergio Martino comunque lavora proprio bene sulla trama gialla, che è interessante, ricco di colpi di scena, un film violentissimo, uno dei film più sanguinari della storia del cinema del giallo italiano. E Sergio Martino è strano, non è uno molto sanguinario, però qui riesce a buttare lo splatter e a tenere l'attenzione che riesce a tenere gli altri film, anche perché Martino, va detto, è uno dei tecnici migliori che avevamo in Italia. Quindi Sergio Martino è uno di quelli che sapeva veramente dove mettere la macchina da presa, in più aiutato da un'ottima fotografia, da un Luc Merendà e dagli altri protagonisti che se la danno. Ed è un film tesissimo, un film che fa paura, una violenza incredibile, gli omicidi col trapano sono degli omicidi terrificanti, ma girati con una costruzione artistica, direi, enorme, perché proprio si cerca di dare spazio non solo al sangue, ma proprio alla costruzione, al montaggio, a movimenti di macchina che rendono il tutto in realtà un'opera d'avanguardia, quasi sperimentale per l'epoca. E il grande Sergio Martino, naturalmente, anche nell'intervista non si prende troppo sul serio, un uomo molto modesto, ma con questo film in realtà ha insegnato a tantissimi che lo reputano un capolavoro del genere, da Tarantino a Rodriguez, passando per Eli Roth e venendo giù per molti altri, perché è in realtà un vero e proprio capolavoro del giallo all'italiana, differente in alcune parti dal thriller argentino, seppur seguendone un certo tipo di tratto, differente anche da un certo tipo di giallo all'italiana più classico. Questo Torso appunto è uno di quei classici film che sono rimasti nella storia del cinema mondiale, non solo italiano, vendutissimo all'estero, se ne parla sempre proprio per la sua tecnica cinematografica eccelsa, proprio per come è riuscito il nostro Sergio Martino ogni quarto d'ora a buttarci un colpo di scena, una scena delirante, proprio perché insomma il film i mezzi cinematografici li usa in maniera perfetta, grazie appunto a un Martino ispiratissimo che con i thriller secondo me ha dato il meglio della sua carriera. Fra questo, Tutti i colori nel buio porta avanti una trama semplice, diretta, violentissima e che appunto ispirerà tantissimo lo slasher a venire e che sarà anche l'ispirazione per tanti gialli che proveranno a copiarlo, italiani e non, ma che non riusciranno ad avere la forza né di scrittura di Enrico Castaldi, che appunto ha scritto questo film con gran bella mano, né di regia, perché Sergio Martino comunque era uno veramente che sapeva fare il suo mestiere. Guardatevi, ripeto, l'intervista che ho sul canale e divertiti a sentire anche Luc Merendà, che è un grande. Per il resto, questo Torso è un grandissimo film e ringrazio Emanuela 94 per avermene fatto parlare, perché è uno di quei classici gialli d'italiana. Qui sotto c'è il link Patreon, donate, fate il cazzo vi pare, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ma se amate veramente il giallo, il thriller e non solo l'italiana, questo i corpi presentano tracce di violenza carnale, in titolo assurdissimo, è comunque un capolavoro del genere ed è un film che non deve mancare nella vostra collezione assolutamente.